Quasi orfano Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini. Allora, voi siete i protagonisti. Riccardo, tu sei questo pugliese milanesizzato che insomma ha ripudiato le sue origini, passato da un contesto caciarone, però anche allo stesso tempo genuino, all'elite, no? Milanese. Innanzitutto, quindi parliamo di questo qui, parliamo di identità, parliamo anche di accettazione delle proprie origini, no? Sì, è di quanto per raggiungere il successo, la fama, questo personaggio interpreto, Valentino, invece l'ha proprio rinnegato, addirittura si è spacciato per essere orfano. E questo è diciamo, un po' il tema del film, quello appunto di rivalutare e riappropriarci delle nostre radici. Queste origini un po' così, e da parte tua c'è un po' un problema poi, no? Quando si presenta la famiglia, nell'accettare insomma questa invasione anche casalinga. Per Costanza all'inizio la famiglia pugliese di Valentina, cioè, rappresentano degli alieni, sono dei veri e propri alieni distanti da lei, con una mentalità completamente diversa da lei, si vestono in maniera sfarzosa, colorata, lei che è tutta vestita sempre di nero, di bianco, minimal, urlano, parlano con un tono di voce altissimo, sono caciaroni, cioè per lei è proprio lontane anni luce dal suo mondo e dal suo modo di concepire la vita. E invece Costanza poi da questo incontro imparerà tanto e cambierà come donna, forse si ritroverà anche una parte sua più autentica, una capacità di amare, di farsi amare per quella che è, non per quello che rappresenta, per i suoi soldi o si dimenticherà anche di questa ricerca spasmodica del successo, dell'affermazione professionale per ritrovare una parte più privata, affettiva, più vera e anche rinnamorarsi di suo marito in qualche modo. Il film è anche una commedia romantica. Quindi c'è questo filone sentimentale romantico molto importante. Sì, che la differenza un po' dal film originale francese, il successo di Danny Boone, non so se avete voluto vedere oppure No, avete io non l'ho preferito. visto. Io l'ho visto, sì, il nostro film è diverso, c'è questo aspetto appunto di questa commedia romantica che è più centrale nel Di una racconto. coppia che Sì, all'inizio si è persa e esatto. che poi invece si ritrova. Sempre accade spesso, no? In E però c'è questi. anche la questione linguistica che secondo me nel nostro film funziona un po' meglio, no? Perché lì c'era questo sci davanti per caratterizzare, diciamo, quelli del nord e quelli del sud. Invece noi qui in questo caso abbiamo il pugliese che ci viene in aiuto perché no, è talmente diverso da tutti gli altri accenti, sicuramente da quello al milanese, sbagliando la parola che usiamo di più, tipo cosa, no? Quindi questa cosa qui è, insomma, ho pensato che ci fossero degli spunti interessanti di comicità. Tra l'altro con due genitori come Nunzia Schiano e Adriano Pappalardo, che insomma non capita tutti i giorni, No, no? sicuramente sono due attori stupendi, straordinari, sono stati bravissimi. No. In questi ultimi anni ho notato che hai molta voglia di Puglia, cioè ti capita spessissimo, magari rispetto alla prima parte della tua carriera, di girare nella tua terra, no? Sì, diciamo molto spesso non per mia volontà, per cui è una coincidenza, evidentemente è una regione che insomma, si è riscoperta affine al cinema, e lo è perché comunque è una regione molto diversa, però è pianeggiante, quindi è facile da girare. È un po' la California d'Italia, mettiamola così. La Hollywood d'Italia sta. Sì, Malibu è Polignano a Mare, e Monopoli è Santa Monica. Poi ci sta la Valle d'Itria, che è la Valley, e le Hills, che sono la selva di Fasano, cioè ci metti Hollywood, tutto un po' più piccolo, diciamo. Però più bello. Beh sì, per certi versi sì, anche se a me piace molto Los Angeles. Quindi, Vittoria, se volessimo dare un motivo particolare agli spettatori per venire al cinema a vedere Quasi Orfano. Fondamentalmente perché il film è divertente e quindi si ride, però ci si emoziona anche un po' con questa coppia che appunto ritrova una passione. Fondamentalmente è un film divertente, si passa una bella serata al cinema se si va a vedere. Ok, allora diamo l'appuntamento. Il 6 ottobre al cinema, Quasi Sì. Orfano. E mi raccomando, Andate al andate al cinema cinema, perché è certo, è importante importante. riprendere l'abitudine sana di andare in sala, È no? assolutamente. Perfetto, grazie e Grazie. complimenti. Grazie.